Contaminare quelli che pensano che i temi ambientali siano la loro volontà.
vaccino contro l'amianto, non esiste. Ecco, così come succede nel mondo scientifico, che la ignoranza culturale sta promuovendo una subcultura di allontanarsi da strumenti scientificamente validati e sostenuti e dall'evidenza della volontà di alcune attività, come quella dei vaccini, oggi sembra che gli ignoranti non si lo stesso tavolo di chi ci dice delle cose e il vaccino non fa più bene, fa male, e ci sono morti. Io vorrei ricordare che la poliomielite è stata bloccata da alcune parti del mondo, non esiste, se non la ricorda più, ma se qualcuno di voi ha i nomi ancora di ricordo i bambini con la poliomielite nel nostro paese, basta girare il mondo e vediamo quanti ce n'è, dove non c'è questo senso di civiltà. Ecco, il vaccino non esiste, il vaccino deve essere il nostro cuore, se siamo a fronte di contaminazione di questo. Perché dico questo aspetto culturale per farlo sapere più importante aspetto tecnico, se non è solo tecnico? E da qui vengo alla domanda che pongo ai magistrati. Al magistrato io ringrazio moltissimo, perché è difficilissimo immaginare oggi la magistratura che ha sempre in mano un caso negativo, che ci aspetta sempre a parte, invece si propone, si propone un'azione di tipo preventiva, perché venire qui a raccontarci come si fa e perché si deve fare prevenzione. E non è chiaro, se non ci sono alcuni problemi di grande importanza sociale in questi periodi. Quindi gratitudine alla magistratura per il lavoro che fa, non soltanto nella repressione del crimine, ma anche nella prevenzione. Questa è una cosa che dobbiamo essere tutti grati del loro lavoro. Questo aspetto del lavoro che è ancora assolutamente più importante del contrasto di indagine e di sanzione somministrazione del crimine. Cioè, la domanda è questa. Stamattina abbiamo sentito nell'ultima parte dell'intervento del magistrato e del collega avvocato dell'azione del sindaco rispetto a privati dove ci sono degli inquinamenti di amianto. Quindi un comportamento legittimo, il sindaco che si arrabbia, che sa che c'è, va dal privato, all'azienda, dal cittadino, gli dice attenzione, dice l'amianto, faccio un'ordinanza, cosa la deve fare, perché incorre gli incidenti o i ricorsi che poi perde, e quindi fa, come la deve far bene. Ma se il sindaco deve, acquisisce un bene dal patrimonio dello Stato, in un caso non casuale, cioè, scusa il gioco di parole, acquisisce un bene dello Stato, che gli viene donato, le mani, dice guarda, adesso tu per tutto lo regalo, c'ha 2000 metri quadri dietro e tutto sui piedi, al posto di questo. Se lo riconosce in quanto tale, chiama l'ARPA, la quale arriva, fa il suo prelievo, fa il suo cambiamento, fa il suo, le sue verifiche, gli manda la risposta. C'è un'altissima contaminazione, possibilità di dispersione per cattiva manutenzione. Sì, lo prende il fascicolo e lo manda in ASL. In ASL stanno aspettando da un po' di mesi, potrebbero non aver visto un foglio di carta, chiedo scusa, la dico volgarmente, ma un foglio di carta è esattamente uguale come gli altri denunce che arrivano sulle scrivanie del sistema di prevenzione dell'ASL. È legittimo il comportamento del sindaco di attesa, perché la responsabilità a cui facevano riferimento la norma che abbiamo adottato, la regione di Monte che ha adottato, si è dotata e ha fornito, e di cui si sta parlando oggi, la responsabilità in qualche maniera è oggi in capo all'ASL. E quindi in qualche maniera non è in capo al sindaco, che in altre vicende invece interviene prepotentemente con forza, con violenza legittima. Allora, io dico, questo è la seconda, la questione che ho posto adesso, questo, però con molta attenzione la risposta, una parte già me l'ha data, ma mi è stato detto. Credo che questo tipo di comportamento, la seconda di quello culturale che dicevo prima, ecco, io credo che deve essere il ruolo di ognuno di noi arrivare come amministratore, se io avevo su un sito inquinato, per tornare a casa e vado a togliere, ed è privato del sindaco stesso. Se del sindaco sto aspettando l'ASL, tanto io la responsabilità penale, lo dirà il magistrato se c'è una o in che misura, ci sto girando su margine in capo a qualcun altro. Io non credo che bisogna fare le cose perché c'è il signor giudice una sentenza, devo fare le cose perché lo devo sentire per dolore civico nei confronti dei miei vicini, dei miei fratelli, dei miei cittadini. Vi chiedo scusa del tempo che vi ho rubato, ma una piccola riflessione ci tenevo a estendere da voi, anche perché mi sembra la testa è molto qualificata e quindi sotto questo vostro giudizio è più difficile che andare a giudizi più semplificati. Vi ringrazio.